Buonasera a tutti. Ci vediamo dentro un clima estivo, il clima dell'estate, sia perché le temperature si sono alzate parecchio, quasi improvvisamente, sia perché oggi è il 21 giugno e entriamo ufficialmente nella stagione estiva. E volevo un attimo condividere con voi alcune semplici considerazioni legate un po' a questo mese. C'è tutta una cosa che ho notato che dal 30 maggio fino alla fine di giugno accoglieremo e abbiamo già accolto in parte nella comunità un bel gruppo di bambini, dove accogliere dei bambini e delle bambine vuol dire accogliere i loro genitori, le loro famiglie, vuol dire aprire le porte di casa. E per dire che la casa della comunità è una casa che vuole essere aperta a tutti, le porte sono aperte per tutti, c'è posto per tutti, ma perché la comunità è chiamata ad essere segno di Dio che è padre e ci tiene a tutti i suoi figli. Ecco, sì, ricordo i nomi di questi bambini, di queste bambine che hanno ricevuto il battesimo a partire dal 30 di maggio. In poi Anna Giulia, Francesco, Beatrice, Gabriele, Sofia, Cristian, Leonardo, Anna e prossimamente riceveranno il battesimo, accoglieremo anche Bianca, Edoardo, Giorgia e Cristiano. E poi nel mese di luglio ce ne sono tanti altri. È un motivo di gioia, una gioia che si fa ancora più significativa dopo il tempo di fatica che abbiamo vissuto. Voglio anche ricordare che coloro che sono passati da questo mondo al Padre, sono tornati alla casa del Padre. Ecco, sono tre papà, Valdimiro Rotini, Giulio Moscheni, Pasquale Rota. Oltre a loro voglio ricordare anche un papà giovane che non abita nella nostra comunità di San Bartolomeo o San Rocco, tuttavia è molto legato. E questo papà si chiama Rota Martir Giuliano, che è morto venerdì scorso, venerdì 18, all'età di 49 anni. Dopo una malattia che in pochi mesi possiamo dire l'ha portato via. Ecco, lo ricordo sia perché sua mamma era dell'Albenza e lui è molto legato all'Albenza. Ma è legato, possiamo dire, a tutta la comunità di Albenno, perché lui è presidente dell'associazione Onlus Domitilla Rota. Ecco, questa associazione che porta il nome appunto di Domitilla, serva di Dio, insieme a suo marito Daniele, questa associazione che ha come scopo di sostenere a distanza quelle istituzioni di attenzione alle persone disabili, a partire dai bambini, che Domitilla e Daniele hanno fondato, hanno aperto in Sudafrica ormai alcuni decenni fa. Un papà giovane, voglio esprimere veramente a nome di tutta la comunità la vicinanza a sua moglie e ai figli, Anna e Mattia, e anche al suo fratello. Ecco, appartenere a una comunità cristiana vuol dire che le gioie di qualcuno sono le gioie di tutti, non siamo invidiosi. Ma vuol dire che anche i dolori di qualcuno diventano un pochino condivisi, perlomeno si è vicini a chi vive momenti come questi, che sono sempre momenti delicati, momenti difficili. Ecco, è importante che le famiglie che si trovano a vivere questi momenti, queste esperienze dolorose, non si sentano sole e abbandonate.
e come comunità cristiana, ecco, ci sentiamo maggiormente obbligati moralmente, ecco, ad essere vicini, appunto, per sostenere chi vive queste situazioni. Ancora, nei giorni scorsi abbiamo avuto anche altri momenti così significativi. Ad esempio, abbiamo raccolto le adesioni al CRE, il CRE che inizierà il prossimo 5 luglio. È un CRE che possiamo dire, per i ragazzi dalla prima elementare alla terza media, e poi un CRE per gli adolescenti di prima e seconda superiore. Ecco, mi sembra di poter dire che da 4 anni, ha detto Don Andrea, che c'è proprio una bella partecipazione a questa esperienza del CRE, soprattutto dei ragazzi delle elementari e delle medie. Ecco, mi sembra di poter dire che con Rocchio, con Oratorio, Don Andrea, i vari animatori e i vari volontari, ecco, l'intento è quello di spendersi al meglio per i nostri ragazzi, di spendersi al meglio per fare un buon servizio alle famiglie. E lo vogliamo fare anche questo nel rispetto delle regole vigenti, regole che dicono sempre rispetto comunque dell'altro, del prossimo, il rispetto di ogni persona, un rispetto che è reciproco, anche perché dobbiamo dire che anche l'anno scorso sembrava di essere usciti dalla situazione di pandemia e poi in autunno ci siamo trovati ancora a vivere in maniera accentuata questa difficoltà. Ecco, nel nostro piccolo, anche in quello che organizziamo, ecco, cerchiamo di essere attenti e fare il possibile perché si possa migliorare e veramente possiamo uscire da questa situazione. Mi sento di dire grazie alle famiglie che ci affidano i loro figli per l'esperienza del CRE, ma poi spesso durante l'anno anche l'esperienza del cammino di catechesi, e ci affidano i loro figli anche in altre proposte, penso alla CR, perché è un grosso segno di fiducia che avete nei nostri confronti, nei confronti della comunità. Ecco, mi piacerebbe che questa relazione non fosse solo una relazione improntata al fatto: sì, abbiamo queste esigenze, abbiamo questo bisogno, c'è questo servizio, paghiamo la nostra quota e siamo a posto. No, e in chi cerca di fare per esempio anche il CRE, ma anche penso ai catechisti, ecco, si cerca, abbiamo tutti i nostri limiti umani, però ecco, ci mettiamo la passione, ci mettiamo il cuore e vogliamo bene alle famiglie e vogliamo bene ai nostri ragazzi. Poi un'altra esperienza che stiamo vivendo, siamo un pochino dentro, è partita giovedì scorso, è la festa dell'oratorio, oratorio in festa. Anche qui è stata preparata una festa secondo le possibilità che ci sono concesse in quest'anno. Mi sembra di poter dire che c'è una bella partecipazione, non tanto nei numeri, anche se ci sono diverse presenze, credo soprattutto nel clima che si respira, il desiderio di trovarsi insieme per scambiare due parole, con un senso veramente anche di sollievo, un po' di leggerezza, anche di speranza. È bello vedere persone che è da tanto tempo che non si vedevano, è bello vedere che si incontrano a caso, sì, in oratorio. È bello anche questo. Poi, già lo sapete per quelli che sono andati, quelli che andranno, indubbiamente la festa è un pochino diversa, mancano tanti piatti, però c'è l'essenziale, ma anche perché ciò che fa buono è quello che si mangia, il sedersi a tavola, sì, conta quello che c'è sul piatto, certo che è importante, però è la buona compagnia, il poter trascorrere qualche momento di relax, qualche momento in serenità, qualche momento in allegria. Ecco, questo stare in compagnia intorno al tavolo rende tutto più buono, anche quando c'è necessario quello che basta. Però
cui ecco, già figura anche qui, grazie a chi sta partecipando alla festa, ma ecco, poi grazie anche a coloro che si stanno impegnando, si stanno dando da fare, perché voi sapete che noi preti da soli combiniamo poco, insomma. Invece insieme, tutti insieme, il poco di tutti può fare grandi cose, può fare tante cose. Dentro il contesto della festa, proprio sabato scorso, il 19 giugno, è stata aperta la mostra intitolata Caro Papà. Questa mostra è in Santa Caterina. È stata aperta il 19 perché ogni 19 del mese quest'anno, essendo l'anno dedicato a San Giuseppe, facciamo qualcosa che richiami San Giuseppe, che richiami il fuoco del papà. Ebbene, in Santa Caterina c'è questa mostra con disegni scritti dei nostri bambini e dei nostri ragazzi sul loro papà o sulla figura del papà. Ecco, praticamente tutti i giorni nel tardo pomeriggio questa mostra è aperta. Consiglio di andare a vederla, perché ci accorgiamo come i nostri bambini, i nostri ragazzi, ecco, quando vogliono, così sono anche molto profondi, ricchi di riflessione, hanno anche tanta fantasia e sanno fare anche dei disegni belli, vivaci e veramente simpatici. Un altro momento che vi voglio ricordare, voglio condividere con voi, è quello che cui ho accennato anche la scorsa volta. Allora era in programma, adesso posso dire che si è svolto quel momento, e cioè l'assemblea del clero. Ecco, il 9 giugno scorso il vescovo ha invitato i preti della diocesi, i suoi collaboratori, all'incontro, l'assemblea del clero. Ecco, in questa assemblea il vescovo, tra le tante cose, ha prospettato, ha accennato al cammino del nuovo anno pastorale che solitamente iniziamo a settembre. Ecco, il tema del nuovo anno pastorale sarà continuare a servire la vita dove accade, due punti, la famiglia, con l'attenzione alla famiglia. Ecco, quello della famiglia sarà, possiamo dire, il tema che accompagna il cammino del prossimo anno pastorale. Il vescovo invita a prendere un pochino come testo base, testo guida, Amoris Laetitia, cioè la gioia dell'amore, che è l'esortazione apostolica di Papa Francesco proprio sul tema della famiglia. Ecco, di questa esortazione, di questo scritto importante del Papa, di solito si va a ricordare solo qualche riga, un po' discussa, che sta facendo riflettere. In realtà quella esortazione, possiamo dire, è tratta in maniera completa e è una provocazione alla riflessione sul tema della famiglia, sul tema della famiglia, ma soprattutto nella sua bellezza e come è stata sognata da Dio. Per cui, ecco, l'anno prossimo sarà incentrato appunto su questo tema della famiglia, come se si famiglia, sì. Parla di marito e moglie, si parla dei figli, del generale. Quando si dice famiglia, si parla anche di anziani, di persone che hanno speso tutta la vita per i figli e per i nipoti e che comunque continuano a far parte della famiglia anche quando magari le parti in qualche modo si invertono, perché sono loro che hanno bisogno, sono loro che in qualche modo diventano bambini. E magari i figli sono chiamati quasi a far loro da genitori. Poi il vescovo dell'assemblea del clero ha anche accennato al pellegrinaggio pastorale che sta svolgendo e si è raccontato di quello che ha vissuto anche in maniera entusiasta e in maniera positiva e dice che suo desiderio è che le nostre parrocchie possano essere sempre di più all'insegna della fraternità, dell'ospitalità e della prossimità, per essere così parrocchie davvero
dal volto missionario, nel senso che la parrocchia non è solo l'insieme delle persone che si impegnano nella parrocchia, che partecipano assiduamente alla messa, ma sono le persone che abitano un territorio e sappiamo che se la Chiesa vuole essere sede della presenza del Signore, ecco, il Signore è venuto per offrire la buona notizia della sua salvezza, comunque ad ogni uomo. Poi il vescovo ha anche accennato al sinodo. Il sinodo, tra l'altro, che partirà a vari livelli, livello mondiale, come lo vuole il Papa, e anche a livello italiano. Ma già la parola sinodo, appunto, dice l'urgenza, secondo Papa Francesco, non solo secondo lui, che c'è nella Chiesa oggi. La parola sinodo vuol dire camminare insieme. Camminare con il vescovo, l'ha ricordato anche per la nostra diocesi, per le nostre parrocchie, come è importante che si cammini insieme, ci si alleni a camminare insieme. E il camminare insieme, senza lasciare indietro nessuno e senza che nessuno voglia essere il primo davanti, proprio per dire che arriva prima, perché arriva prima degli altri, ecco, dice un pochino il senso, appunto. Sinodo non tanto celebrato con delle conferenze, delle celebrazioni, ma il sinodo come stile, appunto, il cammino sinodale. Ecco. Anche questo penso che sia una bella provocazione anche per la nostra parrocchia. Non mi stancherò mai di dire che se ci sono dei genitori che soffrono, sono quei genitori che soffrono perché vedono che non so, i loro figli non vanno d'accordo, non ci si trova mai insieme e così via. Ma la stessa cosa vale anche per una comunità cristiana, per una parrocchia. La fatica e la gioia di camminare insieme. Oggi è il 21 giugno e ricorre anche la memoria di San Luigi Gonzaga. Ecco, un santo giovane, morto a 23 anni, che possiamo dire, perdonatemi la parola, per il passato aveva fatto molto fortuna. Anche qui basta andare nelle nostre chiese, San Rocco, San Bartolomeo, non manca la statua, di San Luigi Gonzaga. Poi, probabilmente anche per l'immagine che è stata trasmessa di lui, fino quasi a estraniarlo dalla realtà e dalla storia, di fatto, questo santo, se, con questa immagine è stato allontanato anche dalla sensibilità e dall'attenzione dei giovani, anche se secondo me continua a essere veramente, un grande giovane. Un grande uomo, un grande santo. E così, è vero, andiamo un pochino indietro. Lui è vissuto nel 1500, è nato a Castiglione delle Stiviere, in provincia di Mantova, il 9 marzo del 1568 ed è morto a Roma il 21 giugno del 1591. Lui è Gonzaga, fa parte della grande famiglia Gonzaga, una famiglia importante non solo a Mantova, ma a quei tempi
era molto importante in tutta Europa. Lui era il primogenito. Lui doveva essere, possiamo dire, l'erede al trono, prendere il titolo di suo padre, di marchese. E lui, fin da piccolo, il padre lo immagina come un condottiero, un guerriero. Suo padre era un abile comandante militare. Infatti si racconta che a 5 anni il padre gli aveva già fatto costruire una bella armatura e l'aveva portato a sparare col cannone e poi gli stava insegnando a usare le varie armi di quel tempo. Sta di fatto che Luigi si ammala di malaria, la sua salute diventa più cagionevole e di fatto quella malattia, aveva 11 anni quando si è ammalato di malaria, quella malattia ecco che ha minato non tanto i suoi progetti, ma i progetti di suo padre, che poi inizierà a immaginare Luigi non più come un grande condottiero militare, ma come un fine diplomatico per le varie corti d'Europa. Anche se Luigi, fin da piccolo, fin da dopo la malattia della malaria, è un ragazzo sì fragile di salute, ma interiormente molto, molto forte, determinato, molto ricco. È vero che lui probabilmente ha attinto parecchio dalla sua mamma, però di fatto lui si accorge, possiamo dire fin da piccolo, da quello che c'è nelle corti, sia quella possiamo dire, di Mantova, ma sia anche lui andrà in Toscana, andrà perfino a Madrid. E poi verrà portato per brevi tempi anche in altre corti, perché quando lui dice a suo padre che non vuole né fare condottiero né diventare diplomatico, ma vuole essere di fatto tutto del Signore, ecco che il padre fa di tutto in qualche modo per fargli cambiare idea, far cambiare parere e farlo desistere da questo suo proposito, da questo suo desiderio. Ecco, di fatto lui girando le varie corti, anche quando era la corte, la prestigiosa corte di Madrid in Spagna, ecco che lui si svolge i compiti che gli sono affidati, si deve fare per studiare così, fa la vita di corte, ma è interessante, fa la vita di corte con uno spirito, possiamo dire, critico e senza lasciarsi in qualche modo contagiare e senza diventare, possiamo dire, il pezzo di un meccanismo che avrebbe potuto tirarlo dentro. C'è da dire che, certo, quella fede che lui ha coltivato è stato un pochino ciò che gli ha permesso di avere, possiamo dire, la fortezza di rimanere se stesso e di avere un occhio attento e obiettivo su quello che succedeva nelle varie corti. Corti erano luoghi di intrigo, di malcostume, erano luoghi dove qualcuno dice alla lettera ci si pugnalava alle spalle, dove c'era veramente anche tanta immoralità, che appunto viveva in luoghi di potere, perciò pensava che ci si potesse permettere un po' di tutto. Non solo, ma lui aveva anche respirato la tanta malizia che c'era in giro. Lui si era accorto che, essendo in una situazione di ricchezza e di benessere anche esagerato, si era appunto accorto di tanta povertà che c'era fuori dalle mura dei palazzi, dei castelli. Anche se Luigi non ha paura a definirsi così. Si è paragonato a un pezzo di ferro contorto che doveva essere raddrizzato.
Infatti aveva un carattere volitivo, brusco e indipendente, per nulla incline ai sentimentalismi. Ed ecco che, soprattutto grazie a sua madre, Marta dei Conti Tana di Chieri, era piemontese, ecco che veramente la sua vita si lascia plasmare dal Signore. Ecco che sì, lui è stato anche uno che ha avuto una vita di preghiera molto seria, anche di mortificazione, anche di grande ascesi. Però mi piace ricordare proprio poi, che poi il momento finale della sua vita, lui poi a un certo punto il papà cederà e gli permetterà di andare dai gesuiti. Lui voleva farsi gesuita, aveva letto un libro che raccontava delle Indie, allora si fa gesuita, vuole andare a Roma, in una casa di Roma, per la formazione, per emettere poi i voti. Ecco, è interessante che sì, a un certo punto il papà cede, si arrende, crede. Si arrende all'evidenza del figlio che si sente chiamato ed è convinto della scelta che sta facendo. Ecco, è interessante. So che il giorno che lui rinuncia al regno, alla successione, essendo il primogenito, in favore di suo fratello, era il 2 di novembre. Novembre è il giorno dei morti. In qualche modo, questa rinuncia al trono, al potere, alla corona, è un morire, ma per rinascere a qualcosa di nuovo per Luigi. Nella lettera che il padre, suo papà, che si era opposto tanto finché lui diventasse gesuita, che il padre gli dà da consegnare al suo superiore e che lo avrebbe accolto a Roma, tra le altre cose c'è scritto, ecco, le consegno, padre, ciò che ho di più prezioso nella mia vita, riferendosi appunto a Luigi, che poteva finalmente coronare il suo sogno. Ecco, c'è anche da dire che a 12 anni San Luigi incontrerà un altro grande santo, San Carlo Borromeo, dal quale riceverà la prima volta l'Eucaristia. Anche lì è un momento significativo perché da quando appunto Luigi ha ricevuto la prima comunione, l'Eucaristia diventerà uno dei capisaldi della sua vita, della sua spiritualità. Dicevo, quando va a Roma, ecco, a Roma inizia a emettere i voti, fa formazione, a un certo punto a Roma scoppia la peste, siamo tra il 1590 e 1591, lui, che è sempre stato attento ai poveri, anche quando era a casa e anche quando era nelle varie corti, ecco, si accorgeva di com'era la società appunto fuori dal palazzo, fuori dal castello, ecco che chiede il permesso di poter andare anche lui a soccorrere gli appestati. Appunto si sa che si racconta che trova un appestato abbandonato, lui che era già cagionevole di salute, ecco che se lo carica in spalla e lo porta all'ospedale di San Camillo dell'Ellis. E poi lui si prende cura di questo appestato, di fatto proprio da questo appestato lui sarà contagiato. E il 13 marzo del 1591 si mette a letto per non alzarsi più. Ecco, e il 10 giugno, proprio 11 giorni prima di morire, scrive una lettera a sua mamma. Ecco, teniamo presente che la mamma era quella che forse aveva capito di più suo figlio Luigi, il primogenito. Teniamo presente che Luigi, almeno scrivono i suoi biografi, aveva avuto sentore anche prima di ammalarsi di peste che la sua giovane vita stava volgendo al termine. Mi piace, se avete la pazienza di
di seguirmi, leggervi una parte della lettera che Luigi ha scritto a sua mamma 11 giorni prima di morire. Io invoco su di te, mia signora, il dono dello Spirito Santo e consolazioni senza fine. Quando mi hanno portato la tua lettera, mi trovavo ancora in questa regione di morti. Ma facciamoci animo e puntiamo le nostre aspirazioni verso il cielo, dove loderemo Dio eterno nella terra dei viventi. Per parte mia, avrei desiderato di trovarmici da tempo e sinceramente speravo di partire presto già prima d'ora. La carità consiste, come dice San Paolo, nel rallegrarsi con quelli che sono nella gioia e nel piangere con quelli che sono nel pianto. Perciò, Madre Illustrissima, devi gioire grandemente perché, per merito tuo, Dio mi indica la vera felicità e mi libera dal timore di perderlo. Ti confiderò, Illustrissima Signora, che meditando la bontà divina, mare senza fondo e senza confini, la mia mente si smarrisce. Non riesco a capacitarmi come il Signore guardi alla mia piccola e breve fatica e mi premi con il riposo eterno e dal cielo mi inviti a quella felicità che io fino ad ora ho cercato con negligenza e offra a me, che assai poche lacrime ho sparso per esso, quel tesoro che è il coronamento di grandi fatiche e pianto. O illustrissima signora, guardati dall'offendere l'infinita bontà divina, piangendo come morto chi vive al cospetto di Dio e che con la sua intercessione può venire incontro alle tue necessità molto più che in questa vita. La separazione non sarà lunga. Ci rivedremo in cielo e insieme uniti all'autore della nostra salvezza godremo gioie immortali, lodandolo con tutta la capacità dell'anima e cantando senza fine le sue grazie. Egli ci toglie quello che prima ci aveva dato solo per riporlo in un luogo più sicuro e inviolabile e per ornarci di quei beni che noi stessi sceglieremmo. Ho detto queste cose solo per obbedire al mio ardente desiderio che tu, Illustrissima Signora, e tutta la famiglia consideriate la mia partenza come un evento gioioso. E tu continua a assistermi con la tua materna protezione, mentre sono in mare verso il porto di tutte le mie speranze. Ho preferito scriverti perché niente mi è rimasto con cui manifestarti in modo più chiaro l'amore ed il rispetto che, come figlio, devo alla mia madre. La lettera di un figlio che saluta sua madre, gli dà l'arrivederci. E la lettera di un figlio che nella sua vita è cresciuto con un cuore puro, pulito, occhi puri, puliti, gesti puri, puliti, parole pure, pulite, un cuore pieno di Dio e perché pieno di Dio si è speso totalmente, gratuitamente, trasparentemente per il prossimo, fino a dare la vita. Penso che Luigi Gonzaga abbia molto da dire anche a noi oggi, anche ai nostri ragazzi, anche ai nostri giovani. Luigi, una bella persona, un bel cristiano, un bel uomo.
questa parte, possiamo dire, finale del mese di giugno, ecco, la liturgia ci porta a celebrare due solennità. La parola solennità indica, possiamo dire, il grado più alto di una festa cristiana. La prima che incontriamo proprio questa settimana è la solennità della Natività di San Giovanni Battista, la Natività, la nascita di Giovanni il precursore. E la data è il 24 di giugno. Possiamo dire esattamente 6 mesi e un giorno prima del Natale di Gesù. È interessante. La festa di San Giovanni Battista che segna un pochino, in maniera graduale, quasi impercettibile, l'inizio dell'accorciarsi della giornata, in maniera graduale, molto lenta, quasi non ci accorgiamo. Ma come del resto, il 25 dicembre, quei giorni lì, segnano invece l'inizio del cammino contrario, quelle giornate che sembrano vinte dal buio. Con la nascita di Gesù, ecco che queste giornate, lui che è la luce, iniziano un pochino appunto ad allungarsi. Ecco, il sole che occupa più tempo, ci illumina di più. Giovanni Battista, e di lui celebriamo la nascita. Di fatto, solo di lui e di Maria Santissima celebriamo la Natività, celebriamo la nascita. Conosciamo lui, figlio di Elisabetta, che era sterile, e di Zaccaria. Sappiamo che è stato un precursore del Signore, lo ha preceduto nella vita, lo ha preceduto nella morte, e riconosciamo Giovanni Battista come il galantuomo, quel galantuomo che non ha paura a indicare colui che è il Messia. E anche quando vanno a chiedergli, dici se sei tu il Messia, e probabilmente avrebbe potuto anche varare, avrebbe potuto imbrogliare, se si fosse lasciato prendere dalla presenza dell'orgoglio, avrebbe detto sì, posso fare io, invece no, che galantuomo. Infatti nell'iconografia lui viene spesso rappresentato come colui che indica il Messia. Ecco l'agnello di Dio, ecco colui che venuto a togliere i peccati del mondo. Ecco, spesso le chiese dedicate a San Giovanni Battista sono molto antiche e talvolta sono le prime chiese battesimali, proprio dei primi secoli del cristianesimo, anche nella nostra terra. Inizialmente il battesimo veniva amministrato dal vescovo nel battistero della cattedrale, poi in seguito viene amministrato in alcune zone della diocesi e tante volte quelle chiese appunto dove si amministrava il battesimo fin dai primi secoli sono dedicate appunto a San Giovanni Battista, San Giovanni, cioè il battezzatore. Ecco, abbiamo la parrocchia vicina, amica, sorella di Palazzago che ha appunto come patrono San Giovanni Battista. Ecco, qui è l'occasione per fare gli auguri di buona festa a tutta la comunità. E poi invece settimana prossima, ecco l'altra solennità importante dei santi apostoli Pietro e Paolo. Tra le tante cose che sì, si potrebbero dire, è quella che mi colpisce è particolarmente questa. Pietro e Paolo sono due apostoli, ma sono molto diversi tra di loro. Pietro è un apostolo da prima ora, Paolo è l'apostolo chiamato dal risorto, Saulo, Saulo, perché è in perseguito. Potremmo dire Pietro è il pescatore, tanta buona volontà, se vediamo dal punto di vista culturale, molto, forse le cose basi, chi lo sa. Paolo invece è un apostolo, ha avuto la possibilità di studiare, di frequentare delle scuole importanti per quel tempo, è uno che sa scrivere bene, parla bene.
non solo, ma Pietro che possiamo dire è preoccupato di annunciare il Vangelo in quella che è la terra di Gesù. E Paolo, invece che si fa carico dell'annuncio del Vangelo anche ai pagani. Di Paolo ricordiamo tanti suoi viaggi. Sono molto diversi. Hanno criticato tra di loro. Hanno anche litigato. Litigato è in maniera seria. Hanno litigato. Sono molto diversi, hanno anche litigato, poi si sono chiariti. Sono accomunati in che cosa? Accomunati in che cosa? Sono stati accomunati nel martirio. Tutti e due hanno testimoniato il Signore fino alla fine, fino in fondo. E tutti e due hanno testimoniato il Signore fino in fondo a Roma. La Basilica di San Pietro è nata su quella che è la tomba dell'Apostolo Pietro. La Basilica di San Paolo fuori le mura è sorta su quella che è la tomba, sono tutte le ricerche archeologiche, le reperti, sono stati trovati i resti di quella che è la tomba di San Paolo. Vengono festeggiati insieme perché pur nella diversità della loro personalità, della missione e anche alcune divergenze che hanno avuto, oltre che essere accomunati nel martirio, sono fortemente accomunati nell'amore per il Signore, nella fede nel Signore. Ecco, anche dentro la Chiesa, anche dentro una comunità cristiana, anche dentro un gruppo ecclesiale, anche dentro una famiglia, credo che quando riusciamo a volgere lo sguardo al Vangelo, al Signore, senza nulla togliere alle nostre diversità, sensibilità. Ecco lì si può trovare sempre il punto d'incontro, la comunione, anche solo perché sia Pietro sia Paolo, a loro modo, sono stati anche due grandi peccatori. Pietro, che ha rinnegato Gesù. Pietro, al quale Gesù, dopo aver detto tu sei Pietro su questa piccola chiesa, Gesù, Pietro le ha detto di lì a poco, vai dietro a me, Satana, perché tu non pensi secondo Dio, ma secondo noi. E poi anche Paolo, lo dice più volte, scrive più volte nelle sue lettere, che lui si sente perdonato, amato, e lui è l'ultimo, è il peggiore degli apostoli, ma dove in lui c'è stato il peccato, può essere trionfato la grazia. Tutti e due hanno amato il Signore, ma tutti e due hanno sperimentato la misericordia e il perdono del Signore. Allora sì, li festeggiamo insieme per il Signore, insieme con il Signore, insieme amati dal Signore, insieme testimoni del Signore. Ovviamente, questo giorno vogliamo pregare. Pensando a San Pietro, al Papa, che è chiamato nella Chiesa ad essere segno dell'unità e della comunione. Se pensiamo a Paolo, certamente la preghiera per gli altri pastori della Chiesa che insieme collaborano e sono guidati dal Papa. Innanzitutto voglio così dire la vicinanza a quelle persone, a quelle famiglie che in questo periodo sono partite per qualche giorno di vacanza. L'importante è anche questo. Io ho bisogno anche qualche volta di staccare. Ecco, mi auguro che quando si fanno le vacanze si possano privilegiare le relazioni umane anche dentro la famiglia. Di per sé non conta dove si va in vacanza e neanche le cose che si fanno, anzi sarebbe bello almeno in quei momenti lì poter fare poco, ma stare insieme, ascoltarsi,
anche condividere insieme momenti di gioia e momenti di festa. Per cui, veramente, chi è partito per le vacanze con un augurio di una buona vacanza. Con noi anche in quest'estate, quando ci avremo la messa soprattutto al momento, sempre ricorderemo coloro che si trovano altrove. Poi ricordo che continua questa settimana la festa dell'oratorio e dentro il contesto della festa, esattamente martedì 22, domani sera, alle 8:30 di oratorio, ci sarà la presentazione, lo chiamiamo così, del progetto dell'oratorio. Ecco, vi leggo un po' l'invito, che le parole dell'invito. Viene presentato il progetto dell'oratorio. Dopo un tempo lungo, un po' che ci si sta pensando, non lo so, un tempo lungo di gestazione, in questo periodo difficile, incerto, nel quale non è facile intravedere prospettive. C'è anche questo. Tuttavia neanche lo stare immobili non ci aiuta ad andare avanti. Un'altra considerazione, che sia un piccolo segno, è un piccolo sogno di speranza e di ripartenza. Ecco, l'incontro è martedì 22 giugno, nel contesto della festa dell'oratorio, alle ore 20:30, nel salone dell'oratorio. Tutti sono invitati, nessuno escluso. Adolescenti, giovani, genitori. E chi ha a cuore i ragazzi e la comunità. L'incontro si apre con la preghiera, continua con due parole di benvenuto, e la presentazione del progetto, con semplicità, con umiltà. A seguire ci sarà anche il tempo per il confronto e per raccogliere dei suggerimenti. Poi, così, sento di ricordare poi alcuni degli appuntamenti, accennare solo, che vivremo durante quest'estate. Anzitutto, il cammino continua con la messa, soprattutto la domenica. Poi con la festa dell'oratorio, con il CRE, con la festa della Madonna del Carmine, il 18 luglio. Ecco, in questa occasione, dopo un anno e mezzo, faremo la processione. Come sarebbe bello se la processione della Madonna del Carmine quest'anno potesse segnare che questo non tanto un ritorno, una ripartenza, un inizio. La processione è un camminare insieme dietro al Signore e lo facciamo in compagnia di Maria Santissima. Poi il 25 luglio celebriamo la prima giornata mondiale istituita da Papa Francesco per i nonni e gli anziani. E poi la festa della Madonna della Neve il 1° di agosto. E poi la festa della Madonna della Regina degli Angeli, l'8 agosto, in San Rocco, in Albenza. E poi San Bartolomeo, 29 agosto. E poi la festa con Maria Bambina, il 5 settembre. E poi ci sarà la festa con Suor Michela, che emetterà i voti perpetui, per sempre e tutta del Signore. Torneremo su questo avvenimento. E poi ci sono già anche le date per la messa di prima comunione, il 24 di ottobre, per la prima confessione, il 14 di novembre, per la cresima, il 21 di novembre. Ecco, vogliamo anche solo con la preghiera accompagnare questi bambini, questi ragazzi, i loro genitori, per i cresimanti, anche i padrini e le madrine. Ecco, in questo cammino di preparazione verso l'incontro con il Signore nella celebrazione di questi sacramenti. Vogliamo veramente essere vicini a loro, perché sono momenti belli, gioiosi, importanti, impegnativi, di valore. Sono delle perle preziose, dei momenti preziosi. Ecco, questo per il momento un po' è tutto. Vi ringrazio di
di avermi ascoltato. Ringrazio anche Gian Battista, sempre molto paziente. Ecco, voglio dire ancora una volta la mia vicinanza gioiosa quei papà, quelle mamme che hanno, a cui sono nati dei bambini, delle bambine, quei genitori che hanno portato e portano i loro bambini per il battesimo. E voglio dire la mia vicinanza anche a chi aspetta dei bambini. È un tempo prezioso, quello dell'attesa, della gravidanza, tempo di sogni, di desideri, di speranze. Un momento molto bello. E la vicinanza anche alle diverse coppie di fidanzati che nei prossimi mesi celebrano il matrimonio e fanno la scelta del matrimonio cristiano. Voglio dire anche la mia vicinanza, e la vicinanza della comunità. Quelle famiglie che stanno ancora soffrendo a causa anche di lutti sì, risalgono all'anno scorso, ma anche di lutti recenti. Vogliamo essere vicini con l'affetto della preghiera anche chi sta vivendo momenti di sofferenza e di malattie. Siamo una comunità, vogliamo cercare di camminare insieme condividere le varie situazioni. Ci piacerebbe riuscire a non lasciare nessuno su. Ancora buona serata e grazie. Più o meno siamo a quei livelli lì. Cioè, prima non c'era lavoro, adesso sembra che c'è, adesso ci sono vari progetti da chiudere, quindi bisogna. Come? Ti fai domande il sabato? No, sabato no, ma rispetto a prima che magari stavamo a casa anche 2 giorni alla settimana, adesso si lavora tutta la settimana. E bisogna ottimizzare tempi e tutto. Quindi prima, per assurdo, quando ogni tanto si stava a casa, prendevo anche la giornata, andavo a farmi una camminata, giravo, e adesso, cioè, i giorni liberi sono solo sabato e domenica.